Sì, funziona. Funziona, ok. Spero di non gesticolare troppo, visto che sono seduto, dai piedi gesticolo un sacco. Negli altri video mi sono visto e cazzo, muovo sempre le mani. Comunque, probabilmente gesticolerò lo stesso. Vabbè. Sigla! Ed eccoci di nuovo sul canale. In questo video ti parlerò di freddo e di esposizione al freddo. Partirò da quella che è stata la mia esperienza. Poi introdurrò tutta una serie di dati un po' più tecnici su quello che succede al nostro corpo quando noi andiamo a interfacciarci con il freddo, a esporci al freddo tramite, per esempio, una doccia fredda, l'immersione in una vasca ghiacciata, che è una cosa che suscita molto terrore, ma c'è gente che lo fa, oppure semplicemente lavarsi periodicamente la faccia con acqua fredda o esporre il viso all'acqua fredda. Allora, intanto partiamo da perché ho deciso di parlare di questo video, perché il freddo. Mai avrei pensato nella mia vita di interessarmi a un argomento del genere, anzi, ero uno insomma, di quegli individui sempre molto molto freddolosi. Poi un giorno ho conosciuto per esempio il metodo Wim Hof, ma già vedevo che c'era tutta una serie di persone che si mettevano a esporsi al freddo. Mi sono detto, prima di tutto, ho detto questi sono pazzi. Due, ho detto sì, questi sono proprio pazzi. L'ho detto per un po' di volte finché poi ho detto, ma senti, invece di mettermi lì a giudicare, a fare la classica persona, l'italiano medio che si mette al bar e parla di Serie A quando di calcio magari non ha vissuto niente, perché non mettermi lì e provare? Allora sono andato a informarmi, a capire un po' a cosa avrei. I verbi a quest'ora sono sempre un po' difficili. A cosa sarei andato incontro se mi fossi esposto al freddo nelle modalità che vedevo, che principalmente erano il bagno ghiacciato, la doccia fredda, e poi, dopo un po', ho incominciato, ho visto che la cosa pian piano diventava gestibile, sono partito veramente da un secondaggio infimo sotto la doccia e poi sono arrivato pian piano ai miei primi 30 secondi di doccia fredda e vedevo che questo era accompagnato intanto da una buona soddisfazione verso me stesso, perché dicevo, wow, riesco a sopportare una cosa che prima mi metteva in difficoltà. Quindi in qualche modo c'è stata una crescita. Però questa è una delle mille, mila crescite che noi possiamo avere andando a fare qualcosa che non ci piace fare o andando a fare qualcosa in cui non siamo bravi. Quindi in questo video non voglio convincerti di iniziare a fare le docce fredde, voglio semplicemente condividere con te una parte del processo esperienziale mio e anche del processo che poi mi ha portato a informarmi, a capire bene tutta questa tecnica di esposizione al freddo, riportarti quelle che sono le evidenze scientifiche su persone che si allenano e su persone che semplicemente vogliono prendere dal freddo tutti quei benefici a livello mentale, di prestazione mentale e di benessere psicofisico, nonché anche fisico, perché come vedremo il freddo è legato a dei fenomeni di dimagrimento, ma allo stesso tempo aumenta anche un po' il cortisolo, quindi bisogna esporcirsi piano, perché il cortisolo invece è un ormone che è collegato anche alla secrezione di insulina, che è l'ormone ingrassante, quindi fa bene, fa dimagrire oppure fa ingrassare. Andiamo a far chiarezza, cerchiamo di capire bene perché il freddo può essere un potente alleato, ma allo stesso tempo può anche essere un grande nemico, una figura che ci può portare dei problemi seri. Quindi cerchiamo di capire come approcciare a questa pratica, perché su YouTube magari vediamo chi fa il bagno ghiacciato, lo simuliamo, stiamo lì 2 minuti, poi usciamo e siamo tutti rossi in ipotermia e magari con le estremità anche congelate. Questo secondo me è un messaggio poco salutare da dare al visitatore medio. Vediamo di fare chiarezza, di magari ci dilunghiamo anche un po' di più, questo video potrebbe essere un po' più lungo del solito, ma preferisco che ci sia chiarezza e che ci sia poi una forte intenzione da parte di chi guarda, da parte di te che stai guardando, uno di imparare magari qualcosa di nuovo che non ho inventato io, semplicemente sono andato a informarmi, una cosa che puoi fare anche tu, però io l'ho fatta, magari l'ho fatta per te, quindi questo video puoi semplicemente guardarlo, andare poi alle fonti e farti una tua idea. Ovviamente anche provando, magari per un certo lasso di tempo, magari 30 giorni possono essere una buona base da cui cominciare,
può essere con la doccia, può essere con le altre metodologie di esposizione al freddo che ti elenco tra poco, ti fai la tua idea, ti fai la tua esperienza e poi decidi se è una cosa che fa bene per te o se è una cosa che proprio con te non c'entra niente. Però a priori è sempre un po' falsificato questo giudizio, è sempre un po' un pregiudizio, una forma di dire questo no, a me no, ma l'hai provato? Lo sai proprio di per certo? Se lo sai di per certo, se hai delle malattie che ti impediscono di farlo, allora è bene che tu non lo faccia. Se però è semplicemente una forma di pigrizia, una forma di dico che non va bene perché ho sentito dire che non va bene, allora lì non siamo d'accordo. Lì ti invito a provare, a farti la tua idea, a farti la tua esperienza, che può essere positiva da un lato o negativa dall'altro, ma prendi questi termini con le pinze, non è positivo o negativo. Non è che sono scarso se non mi faccio una doccia fredda, semplicemente non è il mio, recupero in altri modi, mangio meglio, dormo di più, vado più spesso a farmi fare uno scarico muscolare o un massaggio che mi agevoli il recupero muscolare. Ok? Fatta questa premessa, andiamo a capire bene che cosa succede al nostro corpo quando ci esponiamo al freddo. Punto primo, il freddo determina quella che viene chiamata vasocostrizione, quindi semplicemente i vasi si assottigliano, di conseguenza il flusso che c'è dentro, il sangue per esempio, scorre molto più veloce, si assottigliano anche i vasi che poi riportano il sangue al cuore e si assottigliano anche i vasi che poi dal cuore lo portano ai tessuti, muscoli, tessuto connettivo, tendini, legamenti e ossa. Questa vasocostrizione aumenta il flusso sanguigno, per cui aumenta anche l'ossigenazione dei tessuti, perché il sangue vuole arrivare al cuore per riscaldarlo. Il cuore vuole mandare invece più sangue ai tessuti per ossigenarli e questa maggiore ossigenazione attiva una vera e propria pulizia, o meglio accelerazione della pulizia dalle tossine generate per esempio dopo uno sforzo fisico. Ecco qui che entra in gioco quindi il freddo come un parametro su cui poter lavorare per recuperare più velocemente da uno sforzo fisico, e allora lì ha senso il calciatore che si mette nella vasca piena di ghiaccio, ha senso che Cristiano Ronaldo si faccia dopo i suoi allenamenti una bella immersione in una vasca ghiacciata. Come ha senso che lo faccia lui? Magari non ha senso che lo faccia un bodybuilder subito dopo il suo allenamento, perché, come dice un interessantissimo studio che ti linko qua sotto in descrizione, per gli allenamenti di ipertrofia e forza, l'esposizione al freddo subito dopo l'allenamento potrebbe essere controproducente. Questo perché? Semplicemente perché noi abbiamo stressato il corpo con l'allenamento, lo stressiamo col freddo, stress più stress fa due stress, lo stress al quadrato, no, comunque fa doppio stress, e quindi il nostro corpo non ha mai il tempo di dedicarsi all'azione anabolica, perché sotto stress l'ultima cosa a cui pensa il corpo è a farci diventare più grossi, è a farci diventare, a far aumentare la sintesi proteica, soprattutto nel muscolo, bensì attiva il contrario, ovvero il catabolismo. Quindi se io mi alleno per aumentare la mia massa magra, per mettere sul muscolo, e subito dopo l'allenamento mi espongo al freddo, stiamo sbagliando, stiamo facendo qualcosa di controproducente. Quindi punto 1, capire dove andare a mettere il freddo. È stato condotto invece un interessantissimo studio che ti linko anche qua sotto in descrizione, ed è datato nel 2013, uno dei primi studi che trattavano appunto un argomento così borderline come l'esposizione al freddo. Invece ho molto apprezzato questo lavoro, perché? Perché semplicemente mette davanti agli occhi l'evidenza, ovvero un gruppo di giocatori di rugby che viene seguito per un tempo di, mi sembra, 20-24 giorni con allenamento e bagno ghiacciato o esposizione al freddo, in quel caso l'hanno fatta con bagno ghiacciato, ma non è solo quello il modo per farlo, dopo vedremo quali altri ne esistono, quindi bagno ghiacciato. Un altro gruppo è stato osservato dopo 24 giorni appunto di docce a contrasto, quindi sì il freddo ma anche il caldo, quindi doccia calda più doccia fredda, e un altro gruppo di confronto che si è semplicemente riposato, allenato e riposato. Tutti e tre questi gruppi riposavano più o meno allo stesso modo, l'unica differenza era come gestivano il rapporto col freddo. Un gruppo, bagno ghiacciato dopo gli allenamenti, un'esposizione dai 5, 7, massimo di 10 minuti, un altro gruppo, docce a contrasto,
caldo-freddo, un ultimo gruppo si è semplicemente riposato. I dati invece hanno detto una cosa che nessuno si aspettava, hanno riportato un'informazione che nessuno si aspettava, o magari era stata semplicemente teorizzata, o era stata semplicemente pensata, immaginata, detto, pensa se esponendosi al freddo recuperano prima. Tac! Hanno recuperato prima il gruppo di rugbisti che ha subito un'esposizione al freddo dopo gli allenamenti in vasca ghiacciata, senza metterci di mezzo anche il caldo, quindi creare l'effetto contrasto, e senza riposarsi solo, hanno recuperato prima. Quindi va da sé che se dovessimo basarci su questo studio, ma uno non è ovviamente sufficiente, però ci dà già una buona idea di quello che fa il freddo, se sono un atleta probabilmente questa tecnica fa il caso mio, perché mi allenerò tante volte al giorno, mi viene in mente un calciatore, mi viene in mente un giocatore di basket, mi viene in mente anche semplicemente un atleta che fa uno sport di endurance che si allena tutti i giorni. Quindi, punto primo, questa può essere una ottima, ottima, ottima variante su cui giocare, un ottimo tool da mettere nella nostra cassetta degli attrezzi e farne tesoro per quando andiamo ad affrontare delle settimane di allenamento molto intense. Dall'altra parte, come ti ho detto, se sei una persona che allena l'ipertrofia o la forza, puoi lo stesso beneficiare degli effetti positivi del freddo, soprattutto per quel che riguarda la stimolazione della lipolisi, ovvero l'effetto brucia grassi, perché agisce sul tessuto adiposo bruno, che è uno dei pochi tessuti attivi metabolicamente nel nostro corpo, che quando sollecitato, quando attivato, va proprio ad agire in maniera termogenica, quindi va a bruciare il tessuto adiposo bianco, che è proprio il grasso che noi abbiamo nel corpo e che è visibile, ovvero quella ciccetta che a volte si può presentare sulla pancia, sui fianchi, sulle cosce, sulla schiena, sotto il braccio, insomma un po' tutto di quello. Ovviamente il freddo non va ad agire a livello localizzato, quindi non è che se io metto questa parte perché sono grasso qui, metto il freddo qui, dimagrisco qui. Ovviamente no, ci sono delle zone del corpo, come per esempio la sovrascapolare, in cui il tessuto adiposo bruno ha più recettori, quindi può essere stimolato maggiormente, e poi da lì la sua azione si va a estendere su tutto il corpo. Il freddo non è l'unico modo per dimagrire, non è l'unico modo che è sufficiente appunto per dimagrire, bisogna accostarci un deficit calorico, un allenamento e un'alimentazione adeguata, però c'è anche questo effetto. Quindi se fai ipertrofia e forza, non ti andrai a esporre subito al freddo per tutti quei fattori che ti ho detto prima, ma lo andrai a fare dopo un'ora almeno dall'allenamento. Ma come anche il cibo, io non posso pensare di allenarmi e mangiare subito, non capisco le persone che si fanno uno shake con i 30 grammi di proteine subito dopo l'allenamento. Fisiologicamente il nostro corpo non è pronto per avere dei nutrienti, deve riprendersi, deve allungarsi un po', è bene fare dello stretching, vuole una doccia, vuole un po' di respirazione dopo un allenamento. 45 minuti, un'ora dopo è pronto per mangiare ed è anche pronto per avere un'immersione o una semplice doccia fredda quando noi andiamo appunto a ricercare gli effetti positivi del freddo. Andiamo avanti. Un altro studio ha evidenziato come appunto il freddo, l'esposizione al freddo sia positiva soprattutto al mattino per andare ad attivare tutta una serie di connessioni neurali che ci predispongono ad una maggiore efficienza mentale. Per questo motivo ha senso fare la doccia fredda al mattino, è uno dei vari motivi. Abbiamo detto tutti quelli fisici, quelli mentali sono per esempio la secrezione, la maggior produzione di norepinefrina, quindi la noradrenalina, che ha un'azione attivante a livello del nostro sistema nervoso centrale e soprattutto ci predispone, quasi come può essere l'effetto della caffeina, ma quasi, perché i meccanismi fisiologici alla fine sono diversi, però ci predispone maggiormente ad essere attivi mentalmente, ad essere lucidi, ad essere soprattutto concentrati. Semplicemente perché, domanda da $1 milione, la risposta è semplicissima. Quando sei esposto al freddo, sei in una condizione di pericolo, tutto si azzera quello che non serve, tutto si attiva quello che serve. Quindi il respiro, sono connesso con il mio respiro, mi concentro sul respiro e vado ad abbassare tutta quella che è la spazzatura di pensieri che posso avere, di stress o altro. Perché? Perché in quel momento è respira o schiatta, respira oppure vai nei casini. Quindi mi metto al freddo, sto un po' in doccia, mi concentro sul respiro, in quel momento la mia mente si focalizza solo sul respiro, sono presente in me stesso e allora lì, in quel caso, ecco che subentra in gioco una maggior concentrazione, semplicemente perché tolgo i rami secchi, tolgo quello che non serve.
non ci sono soltanto questi metodi per farlo, come appunto ti spiegavo prima, non è obbligatorio esporsi al freddo, però può essere utile anche per questo motivo. Tutte le evidenze scientifiche che ti ho nominato in questo video le trovi comunque in descrizione, ti invito poi ad andare ad approfondire, a farti una tua idea e una tua esperienza. Veniamo adesso all'ultima parte di questo video, ovvero sintetizzando a cosa posso andare incontro quando mi espongo al freddo, di positivo e ovviamente anche di negativo. Abbiamo detto una maggior vasocostrizione, quindi un'agevolazione del recupero muscolare, posso recuperare più velocemente, devo però capire che tipo di sforzo sto facendo. Aerobico, mi espongo subito al freddo, quindi il calciatore che finisce la sua partita, il suo allenamento, va subito nella vasca ghiacciata, è ok. Il bodybuilder o l'atleta di calisthenics o di crossfit, una qualsiasi figura che va ad allenarsi per l'ipertrofia o per la forza, che si mette subito dopo l'allenamento nella vasca ghiacciata, già non mi piace tanto, perché semplicemente perché puoi ottenere 100, ti accontenti di ottenere 60. Ottieni 100, aspetta un'oretta, aspetta che tutti i livelli ormonali che sono stati sballati con l'allenamento si stabilizzino e poi gli dai un altro messaggio, gli dai semplicemente una bella esposizione al freddo. Ma se alleni la forza, alleni l'ipertrofia, probabilmente il trucco per te potrebbe essere quello di fare una doccia fredda ogni mattina, semplicemente per attivarti. E questo poi si può tradurre in maniera positiva anche sulla tua pratica di allenamento. E il tuo recupero sarà semplicemente quello di andare periodicamente a farti fare un massaggio, uno scarico muscolare, mangiare meglio e dormire un po' di più. Stop, non sei obbligato a farlo, io ti sto solo appunto proponendo un mezzo. A me personalmente piace anche tutta la sfera degli effetti che il freddo ha sulla mente e sulla presenza, quindi io uso personalmente l'esposizione al freddo, mi piace personalmente la tecnica della doccia fredda al mattino, mi piace, ho iniziato a farlo iniziando come chiunque guardando dei video su YouTube, ho chiesto al mio medico se fosse una cosa fattibile, lui mi ha detto in bocca al lupo, però non mi ha detto è sbagliato, quindi prima chiedi al medico, senti il suo parere, ovviamente non è obbligatorio, difficilmente qualcuno si sbilancia nel dirti ti serve, vai al freddo, stai lì che tutto migliorerà, perché comunque non è così, è tutto un insieme di fattori, è un'azione sistemica sullo stile di vita, però introdurre questa pratica secondo me può essere positivo, ripeto però per la centesima volta che non è obbligatorio. Bene, salutandoci io ti propongo qua in alto una mia esposizione al freddo, in questo caso ti racconto più o meno come mi sono organizzato. Ho fatto un allenamento al mattino, poi sono salito in macchina e siamo andati con Natalia, siamo andati a fare un giro al lago Orfù in Val Susa, vicino a Ulzio, la frazione è Gad. Lascio qua sotto comunque anche le indicazioni stradali per andare in questo posto se sei del Piemonte e vuoi provare questa cosa. Ho trovato una sorgente lì vicino, perché lì al lago è vietata la balneazione, ho trovato una sorgente lì vicino e come vedi sono andato a immergermi dopo un'oretta e mezza dal mio allenamento e prima comunque di consumare il mio pasto. Non l'ho fatto dopo mangiato, perché sennò probabilmente in quella pozza ci sarei rimasto, però ho fatto i miei 3-5 minuti di esposizione al freddo. Quindi come vedi sono entrato gradualmente nell'acqua, ho cercato di assumere una posizione comoda, ho cercato di assumere una posizione in cui tutto il mio corpo, ad eccezione della testa, fosse sott'acqua, fosse immerso, e mi sono concentrato per 3 o 5 minuti, in questo momento non ricordo, solo sul respiro. Devo dire che è stata una bellissima sensazione. Faccio queste pratiche una volta al mese circa, quando ne ho la possibilità, soprattutto nei mesi più caldi, perché ancora non sono un maestro di freddo, quindi d'inverno difficilmente andrò a immergermi in un lago ghiacciato, però in futuro c'è anche in piano di farlo, di provare questo brio, questa esperienza. Però per adesso mi va benissimo così, sono anch'io in crescita, il mio rapporto col freddo sta migliorando, è molto altalenante, ci sono mattine che non ne posso sentir parlare, però noto che quando poi mi interfaccio col freddo, faccio delle prove e ci sto comunque dentro cercando pian piano di concentrarmi sul respiro, devo dire che gli effetti sono più che positivi. Sulle tempistiche, sulle modalità, sulla frequenza
non sono nessuno per dare delle leggi, posso dirti cosa faccio io faccio una doccia fredda quasi ogni mattina, se non ho modo di farla non mi suicido, non mi do addosso, non mi do la zappa sui piedi, perché la farò il mattino successivo. Quindi, come farlo? Vai nella doccia, inizia caldo, poi da un momento all'altro gira tutto sul freddo e cerca di stare 5, 10, 15, 20, pian piano aumenti col numero di secondi, ok? Il numero massimo, di solito si consiglia un'esposizione continuativa al freddo non superiore ai 10 minuti, a me 3 o 5 minuti sono più che sufficienti. Ti voglio proporre anche il metodo però del face dunking, ovvero dell'esposizione al freddo solo con il viso, quindi lavandino, acqua, ghiaccio nel lavandino, faccia poi dentro l'acqua, anche qui per 1-2 minuti. Probabilmente l'effetto che diciamo determina una buona riuscita di questa pratica a livello scientifico si può spiegare con tutto il discorso di trasmissione nervosa, perché comunque il nostro viso è ricco di recettori, è ricco di nocicettori, è ricco anche di termorecettori che assorbendo, appunto ricevendo l'informazione di freddo, generano poi in tutto il corpo tutto quello che è la vasocostrizione e l'effetto determinato dal freddo a livello biochimico. C'è un'altra spiegazione che comunque merita di essere citata, che è quella della riflessologia facciale, della tecnica di Dien Chan dal Vietnam, non del tutto supportata scientificamente, che però ha i suoi ottimi effetti su alcune persone, quindi va nominata. Ti invito però come sempre a non fidarti di me solamente, ma ad approfondire il discorso, farti la tua esperienza e godere oppure maledire anche tu il freddo. Però prima prendi in considerazione di informarti, fare una piccola prova e poi mi dici la tua. Magari mi scrivi qua sotto nei commenti quel che ne pensi, se fai già una pratica di esposizione al freddo, se fai già delle docce fredde, mi fa molto piacere dialogare su questa tematica. Con questo è tutto, io spero di non averti annoiato, ma di averti dato comunque continuamente delle informazioni utili, delle informazioni che ti aiutino a farti un'idea un po' più chiara, magari vai ad approfondire anche gli studi scientifici e poi mi scrivi qua sotto un commento su cosa ne pensi dopo che ti sei fatto un'idea. Con questo è tutto, ti ringrazio per aver guardato fino a qui il video, ci vedremo prestissimo con moltissimi altri contenuti sia inerenti al recupero muscolare, al recupero del corpo post allenamento, di allenamento, qualsiasi altra cosa che riguardi questo viaggio che appunto stiamo facendo insieme. Con questo è tutto, sono stato seduto un sacco, adesso vado a farmi anch'io un po' di mobilità, un po' di squat, non è vero, credo che andrò a mangiare, però volevo salutarti e dirti che ci vediamo al prossimo video. Ciao! Commenti a caldo o a freddo? Commenti a freddo. Piacevole. Molto piacevole. Meno male che c'è il sole. La sensazione dopo è molto gradevole, molto piacevole. Poi questa volta sono riuscito a controllare anche un po' meglio il respiro. E se riesci a controllare quello è molto molto più efficace, ecco. Riesci a stare molto di più, ti godi il momento, ti godi il piacere anche del freddo. Però prima per esempio il respiro andava un po' peggio, adesso invece controllando bene il respiro, rilassando il corpo, espirazione dopo espirazione, è stato fluido. In questo posto ci tornerò più spesso, sì, deciso.